La politica è bella quando la fai perché non devi vivere di politica, quindi sei libero di fare l'esperienza come meglio credi, senza investire aspettative e come dire, risentire dell'angoscia del risultato a tutti i costi. Buonasera, Beniamino Quintieri, no? È così, uno va a vivere tranquillamente perché ha la sua professione, anche se non c'entra l'obiettivo, importa poco, no? Sì, ma io la mia visione è che è giusto, anzi utile che la gente si impegni nel sociale, nella politica, però questo impegno deve avere un tempo. Io personalmente sono portatore insieme ad altri di proposte che limitano i mandati a qualunque livello, al parlamentare, al Senato, nelle regioni a due. Perché la politica non deve essere una professione e soprattutto secondo me ha un senso partecipare se ci si porta dietro un bagaglio di professionalità, di esperienze, si può dare un contributo, quindi con me sfonda una porta aperta. Già candidato, affascinato dall'idea di Monti, però poi alla fine si è rivelata come una proposta troppo stretta, cioè nuova nelle ambizioni, ma vecchia nell'organizzazione, perché è stretta. Sì, direi luce e ombre, nel senso, al di là del risultato che molto è stato determinato dal Porcellum, perché da quasi due seggi, poi per una serie di cose che è inutile ricordare qui, la Per un lista. soffio, no? Per quanto? No, Non... diciamo, uno per solo 18 voti, ma l'altro è scattato una legge che è complicato spiegare e porterebbe via tutto il tempo della trasmissione. Per cui, per uno strano e incomprensibile meccanismo, poi il seggio che avevamo peraltro avuto è andato al migliore perdente, quindi all'UDC. Ecco, quindi questo dipende appunto dalla legge elettorale che spero cambino subito. Ma si è sentito per qualche ora deputato, dice. Ma non particolarmente. Io poi, ripeto, non ho accettato questa proposta di fare il capolista di lista Monti in 24 ore, quindi non avevo neanche avuto tanto tempo per rifletterci su, ma soprattutto non ho mai avuto un'ambizione particolare di fare il deputato, nel senso, in un paio di occasioni mi era stato chiesto di fare il sottosegretario al governo Ha detto di e no. avevo detto no, se non a determinate condizioni. Quindi, io personalmente penso che il numero dei parlamentari debba essere drasticamente ridotto, perché per come conosco io il Parlamento, ma credo che sia cosa nota, Due poi camere simili, sono due insomma. camere sì, ma poi Non esiste da soprattutto nessuna sono parte. un gruppo molto esiguo di politici, di parlamentari che guidano poi il branco. Allora francamente per chi ha posizioni professionali o che ha avuto tante poi soddisfazioni in altri campi, non è la massima delle aspirazioni. Certamente una volta che ho partecipato alla competizione elettorale mi avrebbe fatto piacere esserci. Adesso sono contento di non esserci, È francamente. contento, ma perché Abbastanza. per quello che sta accadendo, per come si è... Ma per quello che sta accadendo, per come poi, diciamo, quella che è stata poi l'evoluzione del movimento. Io penso che poi far politica o partecipare alle decisioni politiche non vuol dire necessariamente stare in Parlamento. Io ho avuto in passato diverse opportunità poi di contribuire con programmi, idee, quindi ci sono varie vie attraverso le quali partecipare e dare il contributo. Però in Monti ci credeva, perché se no uno non accetta una Beh, cosa del assolutamente, adesso genere. non voglio rinnegare. Il problema è che cosa l'ha detto lei bene all'inizio. La lista Monti aveva un qualcosa, non dico di innovativo, ma quantomeno di diverso rispetto all'offerta politica dello scorso anno, perché si presentava come l'unica forza che non era in quel momento di pura contestazione, come era quella poi si è rivelato il Movimento 5 Stelle anche alla prova dei fatti, e allo stesso tempo non
non era, diciamo, non si presentava in maniera conservativa come invece era in quel momento, era il PD e anche quella che oggi si chiama Forza Italia. Ma l'opinione pubblica oggi percepisce questa esperienza, quell'esperienza Monti come una iattura per il paese, è così? Beh, sicuramente no, e credo che diciamo Monti, adesso purtroppo gli italiani hanno memoria corta. Monti fu chiamato in un momento in cui l'Italia era in enorme difficoltà, tant'è vero che fu lo stesso Presidente del Consiglio Berlusconi a dover rassegnare le dimissioni. Si parla di questo golpe fatto tra il Presidente della Repubblica Monti. Non ci crede nessuno, devo dire che ci credono in pochi. E, tant'è vero che poi fu appoggiato da tutte le forze politiche, quindi poi la storia non, sta avvenendo la stessa cosa oggi col governo, abbiamo visto che quindi che ha fatto un lavoro sporco Monti doveva fare in quel periodo. Ha fatto, diciamo, è un lavoro sporco, ma è quello che è più pulito possibile per l'Italia, doveva fare risanare vuol dire è una parola grossa, perché per risanare imboccare la strada esattamente del risanamento e fare le riforme. Fatta la riforma delle pensioni, che credo sia stata la cosa migliore che ha fatto il governo Monti. Sottoscrive questa cosa? Assolutamente al 100%. Perché giudizi? No, i giudizi di chi capisce queste cose sono assolutamente favorevoli. E poi invece, qui sono critico con Monti e col governo, si è arenata la spinta riformatrice perché hanno prevalso quello che poi stiamo vedendo anche nel governo di Enrico Letta, l'attenzione a troppe forze politiche, la difficoltà di trovare il consenso su decisioni impopolari. In realtà quello che è successo è che la riforma pensionistica è passata perché l'Italia stava con l'acqua alla gola, quindi nessuno ebbe il coraggio di opporsi a quella proposta di riforma. Quello che invece è successo con la riforma del mercato del lavoro, che è stata una riforma che a mio giudizio ha peggiorato la situazione, che era partita come una buona riforma, poi con una serie di interventi, tagli, emendamenti, come spesso succede nel nostro paese, è venuto fuori un obbrobrio. Quindi credo che la riforma della Fornero sul mercato del lavoro sia stato un passo indietro. Detto da un economista. Questo è il mio lavoro, quindi lo posso dire. Proviamo a leggere quanto è sofferente questo paese e se ci sono dei segnali che possano lasciarci immaginare un futuro quantomeno meno difficile, meno tosto, meno complicato, meno farraginoso di quello che stiamo vivendo. Il paese è sofferente perché per 30 anni non si è fatto nulla. Credo che gli anni peggiori, paradossalmente, sono stati quegli anni dalla seconda metà degli anni 70 agli anni 80, perché in quel momento vennero varate delle leggi di spesa che poi sono dimostrate folli, e c'è stata l'esplosione del debito pubblico. Dopodiché, e questo portò poi, bene ricordarlo, alla crisi del 92, che fu molto pesante, con la caduta della Prima Repubblica. Quello che nella Seconda Repubblica non è successo, come molti di noi, come credo tutti auspicavano, è che si avviasse il cambiamento, il risanamento e quelle riforme che aspettiamo troppo tempo. Non essendo avvenuto tutto ciò, avendo continuato, diciamo, sulla strada che ha caratterizzato l'Italia negli ultimi 30 anni, poi i nodi sono venuti a pettine. Quindi abbiamo un'economia che non cresce, ma non è che non cresca dal 2007, non cresce da 15 anni. Quindi non tutto è addebitabile alla crisi? Assolutamente no. Quindi un paese impreparato a esattamente, gestire... La crisi ha colpito un paese che era già in difficoltà. L'Italia era già prima della crisi il paese col più basso tasso di crescita tra i paesi industrializzati. Ricordiamo che negli anni d'oro, negli anni 50 e 60, l'Italia era quello che era, insieme al Giappone, il paese col più alto tasso di crescita, in piccolo quello che è la Cina oggi.
Quindi noi siamo passati ad essere un paese virtuoso con un basso livello del debito pubblico, alta crescita, bassa disoccupazione, ma non avendo poi, diciamo, non essendoci adeguati ai cambiamenti che sempre, diciamo, richiedono gli aggiustamenti in maniera tale da mantenere un livello di competitività adeguato, il nostro paese, la forza propulsiva del nostro paese si è affievolita fino a mancare del tutto. Ma molti suoi colleghi sostengono che il debito pubblico non è un problema. Ma io sul molti, bisogna vedere chi lo dice e quali colleghi sono, su questo mi permetta di essere più critico. Beh, il debito pubblico è un problema, bisogna capire come. Il problema, il debito pubblico può non essere un problema in alcune fasi, soprattutto quando il debito viene creato perché lo Stato spende in infrastrutture o in formazione, in cose che poi nel tempo producono, e quindi questo succede in molti paesi che si sviluppano, c'è una fase in cui è fisiologico, ma quando il debito pubblico, come è avvenuto, cresce perché c'è sostanzialmente è diciamo la conseguenza della crescita dei consumi pubblici. E quello che succede semplicemente è che una generazione si indebita a spese della generazione successiva. Quindi oggi i giovani e la generazione attuale sta pagando il conto di ciò che, diciamo, i nostri predecessori. Il 40% di disoccupazione mi pare una cosa elevata e preoccupante. Assolutamente preoccupante. C'è una fetta incredibile di giovani che non studiano. Che non studi, i famosi NEET, cioè giovani che non studiano e non lavorano. Questa è una perdita di capitale energia, umano, di risorse che è preoccupante e che rischia una generazione. Ma proprio per questo, diciamo, il paese ha bisogno di cambiare, di essere riformato, e qui mi ritorno a quello che era l'aspetto migliore della proposta Monti. Un pacchetto di riforme necessarie per cambiare l'Italia, che riguardano il mercato del lavoro, riguardano. È chiaro che se la produttività non cresce, se la spesa pubblica non viene ridotta, se non si riduce la pressione fiscale, posti di lavoro non se ne creano. Qui parlano tutti di crescita, poi quando però si va a discutere sul cosa bisogna fare per far riprendere il cammino della crescita, poi il consenso viene meno. Ecco, la crescita non è qualcosa che viene dall'alto, bisogna faticosamente andarsela a cercare. Allora, come dire, riallineare il paese a quelli che sono i nuovi dettami economici, europei, mondiali, significa intervenire nel cuore del sistema. Per intervenire nel cuore del sistema c'è la necessità, bisogna avere la forza di compiere delle scelte impopolari. Ora, se il rapporto elettore, partito, deputato, senatore è incentrato, come dire, su livelli di rinuncia a compiere il salto verso l'impopolare che però torna utile al sistema paese, diventa difficile direi perché nessuna forza politica vuole perdere i suoi elettori mettendo in campo delle azioni che possano in qualche modo suscitare ribellione da parte del... Sì, ma è quello che è successo fino ad oggi. Il problema è, io quando si dice la colpa è dei politici, eccetera, d'accordo, ma probabilmente la colpa è di noi italiani. Abbiamo la vista corta rispetto a quelli che sono i problemi. Pensiamo che salvaguardando i nostri piccoli interessi riusciamo a, come dire, a tirare avanti, invece non si comprende che se non si riprende tutto il sistema nel suo complesso sarà difficile, le cose andranno sempre peggio, il reddito pro capite degli italiani si sta riducendo, noi 15 anni fa avevamo un reddito pro capite che era sopra la media europea, adesso siamo ben al di sotto e anno dopo anno stiamo peggiorando, cioè, il problema è che il benessere
Noi pensavamo che il benessere fosse qualcosa di acquisito e di non modificabile, invece il benessere bisogna diciamo, conquistarselo, non dico giorno per giorno, ma anno per anno. Abbiamo tanti casi della storia che ci mostrano come paesi ricchi sono diventati poveri e paesi poveri poi sono arricchiti. L'Argentina, per esempio, era meno di un secolo fa uno dei paesi più ricchi del mondo e adesso, ecco, quindi non c'è niente di acquisito, bisogna che il paese resti competitivo, se si perde competitività non pagheremo le conseguenze. Tremonti, Brunetta e Saccomanni propongono ricette diverse per uscire dalla crisi, su chi punterebbe lei? Ma guardi, Renato Brunetta è mio collega di facoltà, ed è francamente è molto meglio di come non appaia in televisione, dove spesso sono il primo ad ammetterlo, è sgradevole. Sulla diversità delle ricette è un po' difficile, bisognerebbe capire bene, perché Brunetta oggi fa l'opposizione, quindi per definizione qualunque cosa faccia il governo è sbagliata. Quindi io su questo sarei più cauto. Sulla diversità di ricette io ci credo poco alla fine, perché ripeto, spesso sono posizioni strumentali. Ma Saccomanni è all'altezza, secondo lei, del compito? Dunque, Saccomanni, che io conosco bene, peraltro come conosco bene anche Tremonti, è una persona di grande competenza. Forse il suo punto debole è che non ha abbastanza le spalle robuste per reggere il peso della pressione che la politica fa sul Ministro dell'Economia. Il problema è che con questo assetto il Ministro dell'Economia spesso finisce con l'avere più peso dello stesso Presidente del Consiglio. Allora lì bisogna avere le spalle larghe e bisogna avere la capacità di resistere alle pressioni che inevitabilmente... E lei è tra coloro i quali sostengono che Tremonti è stata una iattura per quanto riguarda... Tremonti è un personaggio complesso, nel senso che l'allora Forza Italia vinse le elezioni, aveva un programma da me non solo condiviso, ma alcuni dei capitoli contribuì alla scrittura, ma sono cose che oggi dice anche Renzi, voglio dire. Oggi certamente noi abbiamo bisogno di una destra e di una sinistra, perché inevitabilmente in un paese democratico ci vuole una maggioranza e un'opposizione, possiamo chiamare destra o sinistra, sopra o sotto, rosso o nero, non cambia nulla. Però le cose da fare sono abbastanza chiare. E quello che manca, io resto ancora tutto sommato a favore del maggioritario. Però mi rendo conto che in Italia mancano le condizioni, perché uno dei prerequisiti del maggioritario è che ci sia un paese coeso in cui gli elementi del contendere siano limitati. Non è così adesso. E questo non è così. Ma infatti il problema italiano è questo. Noi abbiamo provato il maggioritario ed è quello che ha creato poi proprio per questa rappresentanza degli interessi che veniva divisa tra le diverse forze politiche, non ha funzionato. Abbiamo provato il maggioritario e anche lì, nonostante ci fossero state maggioranze mai viste in Parlamento, non si sono fatte le cose. Io speravo che un governo di larghe intese, che ha funzionato in Germania benissimo. È un'altra. Allora a questo punto c'è veramente da chiedersi qual è il sistema. Ci vorrebbe una bacchetta magica per risolvere il problema. Forse è la bacchetta magica. E Fassina invece? Fassina che per no, tanto con Fassina tempo c'è una completa, un completo disaccordo da parte mia. E vedo anche Correnzi, per fortuna, questo fa ben sperare per il futuro. E in Calabria invece cosa dovremmo fare per invertire la tendenza? Volendo dare una risposta facile, dire tutto il contrario di quello che è stato fatto, ma chiaramente è una cosa troppo facile. Io in questi ultimi mesi ho maturato la convinzione che forse certamente facciamo bene a eliminare le province, ma personalmente mi chiedo che cosa sarebbe oggi il sud della Calabria in particolare se non ci fossero state le regioni. Io penso che il vero cancro dell'Italia siano le regioni e soprattutto nelle regioni meridionali. Personalmente quindi, pur essendo stato
cioè un buon federalismo può funzionare. Il federalismo che abbiamo fatto era veramente il contrario di quello che uno pensa possa essere qualcosa di utile al paese. Forse ricentralizzare alcune funzioni e togliere peso alle regioni. L'altra questione sono anche i comuni. Pochi sanno che la Calabria è, dopo la Lombardia, e credo c'è un'altra regione, la regione col maggior numero dei comuni. Insomma, la Lombardia è un conto, la Calabria è un'altra, e questo ha dei costi. Quando parliamo dei costi della politica, certamente la gente molte cose non sa, pensa che le auto blu o il numero... queste sono, certamente sono cose che servono come immagini, ma i veri costi della politica sono altri. Stanno nelle regioni, nei comuni, a nelle 2 chilometri di distanza che hanno organiche. Ma pensi a una regione come il Molise, per esempio, per tornare sulle regioni, i costi fissi della regione Molise non sono molto diversi da quelli della Lombardia, perché comunque hanno una giunta, hanno un presidente, e il Molise ha penso 300.000 abitanti o poco più, cioè un quartiere di Roma. Allora, quale senso abbia? Di che parliamo, insomma. Appunto. La pubblicità tra poco. Allora, in studio con me c'è Beniamino Quintieri e stiamo affrontando i vari argomenti legati ai temi dell'economia, della società, della politica, delle aspettative, perché quando si apre un nuovo anno, inizia un nuovo anno, ci sono sempre i buoni propositi, le ambizioni, le aspirazioni, ma la prima cosa però quest'anno... messaggi di auguri che ho ricevuto, che sia un anno di serenità e di prosperità, sì. Lontano dallo spettro della crisi che incombe su tutti quanti noi. Cioè, voglio dire, se non riusciamo a sperare anche l'inizio dell'anno, dobbiamo sperare, la speranza. La speranza è l'ultima a morire. No, la speranza è importante anche perché poi può incidere sulle aspettative, perché un po' di ottimismo serve anche poi a lubrificare l'economia, può aiutare la gente a rischiare, a investire, a aprire nuove attività. Quindi è importante che ci sia un clima di fiducia migliore rispetto al passato. Certamente poi dobbiamo fare le cose, perché ripeto, le cose non calano dall'alto, quindi ci sarà probabilmente una ripresa. In Italia, come succede, come dicevo, da 15 anni questa ripresa ne vedrà meno che non rispetto ad altri paesi. Però ecco, se un governo che... Ma secondo semestre del 2014 leggevo da qualche parte o no? Diciamo c'è una ripresa che forse è già iniziata. Anche però... perché più giù di così insomma diventa difficile. Attenzione, poi. No, questo non vale. Non è così, si può andare sempre più in giù. A leggere la fisica non... Sì, no, esattamente, non è quello il problema. Il problema è che la ripresa ci sarà, ma non è detto che la ripresa, come dire, si spalmi in maniera uniforme sul territorio. Quindi ci sarà una ripresa in alcune aree maggiore che in altre, certamente il sud non sarà tra quelle, in alcuni settori più che in altri. Per esempio nel 2014 non è previsto che il settore dell'edilizia si riprenda come altri settori, quindi il sud che punta di più, avendo un tessuto industriale più debole, credo che dovrà aspettare un po' di più. E su che cosa dobbiamo puntare allora come regione? Perché abbiamo degli assi
la manica, ma ce l'abbiamo da, appunto, da gli anni, assi sono, però non abbiamo mai, diciamo, messi gli asset sono sempre gli stessi e non li abbiamo mai, credo che abbiamo, qui potremmo aprire una parentesi a cui chiusura non avrebbe fine. Turismo, beni culturali, sì, insomma, il problema è che sono, noi negli, sono negli nostre... anni abbiamo dissipato una quantità enorme di risorse che se fossero state investite in maniera adeguata, e spesso investite, perché abbiamo anche una scarsa capacità di impiegare le risorse che vengono dall'Europa o dal governo centrale. Ma spesso quello che è veramente distorto è che la logica è che spendere i fondi strutturali sia quasi considerato il fine, non il mezzo. Cioè l'importante è spenderli, poi capire se sono stati spesi bene o male, questa è tutta un'altra questione. Anche ritorno su quanto dicevo prima, se questi fondi strutturali fossero governati dal centro anziché dalla burocrazia o da qualche politico locale, forse le cose sarebbero andate molto meglio. Io toglierei anche il forse. Quindi praticamente via dalla gestione delle regioni, per esempio la sanità, il turismo. Dunque, il turismo, io sono capitato a fare il presidente dell'ICE subito dopo che il titolo quinto della Costituzione era stato approvato, tra l'altro a maggioranza risicata, cosa che con la Costituzione non si dovrebbe fare. E c'è stata una fase in cui le regioni pensavano, non si poteva parlare a livello di governo centrale di promozione dell'Italia sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista commerciale, perché ogni regione diceva no, questa è competenza regionale, e quindi anche lì una quantità enorme di risorse, missioni inutili, attività parcellizzate senza nessuna visibilità. Questo, diciamo, il messaggio adesso credo che stia passando, anche le regioni sono rese conto di aver perso tempo e denaro, e credo che è urgente, tra i vari cambiamenti da fare nella Costituzione, anche che si ritorni alla vecchia formulazione dell'articolo 15, in cui alcune cose sono di competenza del governo centrale. È veramente illusorio pensare, sarà capitato a molti andando all'estero di vedere la pubblicità in Asia della Basilicata o dell'Abruzzo, cioè, ecco, mi chiedo quale giapponese o cinese che a malapena viene a Roma o a Venezia, è già un gran risultato, pensi di partire da Pechino per andare a Potenza o a Pescara. Ecco. Lì era il marchio Italia che deve essere valorizzato, quindi questo tipo di politica deve essere gioco forza di competenza del governo centrale. Ci vuole anche un salto di qualità da parte delle organizzazioni partitiche, bisogna abbandonare i vecchi cliché, uscire dalle solite scelte obbligate, fra virgolette, sperimentare, aprire, insomma, questa è la sfida. Perché, no? Perché ciò avvenga è necessario che ci siano persone all'altezza della situazione, che abbiano una visione. Questo non è avvenuto. Negli anni abbiamo assistito a un progressivo deterioramento della classe politica. Io non nascondo, spesso gli italiani non se lo dovrebbero dimenticare, che personalmente io ero a favore dell'abolizione delle preferenze. Perché se sono state abolite, adesso ho cambiato idea, lo ammetto, ma se allora si decise di abolire le preferenze, era perché per come avveniva il consenso, soprattutto nel mezzogiorno, si era creato un meccanismo distorto tra gli elettori e i potenziali e i candidati. La speranza qual era allora? Che i partiti si comportassero in maniera più illuminata di come hanno fatto, scegliendo delle persone di qualità da proporre poi all'elettore. È avvenuto l'esatto contrario, nel senso che poi il Parlamento viene con questa legge, con l'abolizione delle preferenze, deciso da 4-5 persone, dai segretari di partito, che spesso poi, o quasi sempre, privilegiano la fedeltà alla qualità.
E questo naturalmente ha creato appunto questo degrado nella classe politica, quindi tutto sommato forse dovremmo tornare alle preferenze. Io ero affezionato alla vecchia, qualcuno ricorderà che c'era una volta la sinistra indipendente, per cui il PC sceglieva degli uomini migliori laddove i collegi erano sicuri, e gli lasciava un certo grado di indipendenza, e quindi allora nella lista del Partito Comunista c'erano uomini di grande qualità che venivano selezionati e proposti nei collegi sicuri. Io speravo che questo fosse un meccanismo, ma ripeto, ciò non è avvenuto l'esatto contrario. Senta, se le venisse proposto Bruxelles o Catanzaro, quale delle due opterebbe? Ma Bruxelles è una bella città, si mangia bene, un po' piovosa, ma personalmente nessuna delle due, devo essere sincero. Nessuna delle due? No. Ha già dato con la politica? No, non è questione di aver dato, credo che Bruxelles, per come funziona il Parlamento europeo, non è una cosa esaltante. Certo, può interessare chi è ingolosito dal cospicuo stipendio mensile. Per quanto riguarda Catanzaro, io credo che ci vogliano altre persone, non sarei io la persona giusta. E soprattutto, cioè, lavorare in Calabria è difficilissimo, lì bisogna mettere mano e ci vuole forza, coraggio e anche poi un consenso notevole, perché bisogna mettere mano alla burocrazia, alla sanità. È un lavoro complicato e credo che ci voglia un altro tipo di persona. Segue però assolutamente tutto ciò che avviene assolutamente in Calabria, sì, no? Pronti a dare contributi di idee, di proposte, di persone da selezionare. Prima che si accorgesse Monti della possibilità, suo contributo fattivo e di qualità all'interno di un movimento, di un partito, di un'idea che stava per nascere, le altre forze politiche hanno mai chiesto pareri, collaborazioni? Assolutamente sì, ma io sì. Ripeto, io sono, diciamo, di matrice liberal democratica, quindi poi come economista credo di aver avuto anche dei ruoli, quindi penso di aver contribuito anche, ho già detto che in passato ho dato anche un contributo. Sì, questo è avvenuto e spero e mi farebbe piacere continuare, così quanto si tratta di dare contributi, idee, anche di selezionare delle persone da avvicinare alla politica, di formare dei giovani, questo con grande piacere. Voleva mettere insieme quel movimento, aveva cominciato a muoversi. Sì, io penso che la Calabria, diciamo, oggi i partiti sono abbastanza svuotati, perché sono diventati dei centri di potere in cui si dividono, si uniscono, si cambiano. Questo è avvenuto anche dentro Scelta Civica, dobbiamo dirlo con franchezza. E adesso bisogna capire Renzi se riuscirà a cambiare, dobbiamo vedere Renzi alla prova dei fatti, perché le cose che propone Renzi sono alcune, dal mio punto di vista perfettamente condivisibili, ma se quelle proposte le avesse fatte l'anno scorso Alfano o Berlusconi avrebbero detto sei uno di destra, non capendo che certe riforme non hanno colore politico. Bisogna capire come si, diciamo, dentro il PD, come verranno accettate le proposte di Renzi del contratto di lavoro unico, dello svuotamento dell'articolo 18, cosa farà la CGIL che pure nel PD. Ecco, quindi voglio dire, sono le idee che devono essere portate avanti e credo che l'esperienza di altri paesi dimostri questo, cioè dopo che è andata via la Thatcher è arrivato Tony Blair, non ha smantellato quello che, ma ha continuato, così Schröder in Germania. Ecco, quindi credo che si debba lavorare per diffondere nel nostro paese l'idea che c'è necessità di cambiare, che bisogna fare alcune cose, poi a farlo saranno gli uni o gli altri, questo dal mio punto di vista è meno rilevante. L'importante è fare le cose giuste. C'è un modello di partito che lei ritiene essere giusto e in linea con quelle che sono oggi le aspettative dei cittadini o no?
In Italia dice? In Italia, assolutamente no, assolutamente no, nel senso che io non amo il centro, per i motivi che dicevo prima, mi piacerebbe che ci fossero due partiti, due forze, ma credo che il nostro paese è difficile, ma questo necessiterebbe... Ha rappresentato pure una forza politica, esatto, che proprio... ma questo dimostra, sì, però questo si dimostra... Si è piantata al centro, esatto, perché pensava forse di poter essere l'erede di quel vecchio sistema democristiano. No, io personalmente non penso che il sistema non solo non credo che sia superato, ma credo che oggi non abbiamo bisogno di quel sistema. Credo che la collocazione allora di Scelta Civica era dovuta al fatto che c'era una sinistra ancora troppo ancorata al suo approccio conservatore e una destra caratterizzante che poi aveva governato per 20 anni con gli stessi uomini, ma credo che sia una fase di passaggio. Io penso che, ripeto, che serva un consenso ampio sulle cose importanti da fare, che poi ci possa essere una contrapposizione su alcuni temi, va bene, ma ho citato prima il caso dei laburisti e dei conservatori, la stessa cosa vale per gli Stati Uniti, in Germania i due partiti hanno trovato un accordo, cioè poi le cose da fare, ci deve essere un consenso, perché alcune sono veramente imprescindibili, indipendentemente dal partito che poi andrà a governare. Che idea si è fatta di questi esponenti politici che cambiano casacca, poi cambiano simbolo, poi si reinventano rivoluzionarie? Questa... Ma poi la crisi della politica, nel senso che spesso sono posizioni dettate dalla necessità o dal desiderio di mantenere una qualche forma di potere, di non essere sovraffatti, quindi sono posizioni strumentali che implicano quindi spesso di dover cambiare o casacca o sigla a seconda delle circostanze. Quanto contano i soldi in politica? Tanto? Beh, certamente aiutano perché oggi la politica si fa con la televisione, con i media, e quindi sicuramente aiuta, ma credo che i politici ne abbiano abusato e credo che il finanziamento pubblico, così come è avvenuto, poi si può essere a favore o contro, ma le modalità sono, e soprattutto l'entità è stata scandalosa. Io cito sempre il caso, adesso non mi ricordo come si chiama, del partito di Rutelli, in cui io non so, penso che Rutelli sia comunque anche una persona per bene, come l'ho conosciuto io, ma il fatto di Lussi. Il fatto, allora, è condannato a restituire 21 milioni di allora euro, la questione, cioè, che io pongo è la seguente: o sei colluso, quindi sapevi, ma se non sapevi, un piccolo partito dove spariscono 21 milioni di euro e tu non te ne accorgi, ma quanti soldi hai ricevuto? Quindi mi sembra ancora peggio di essere colluso. Quindi credo che se non l'abolizione totale, un drastico ridimensionamento dei contributi sia assolutamente necessario. Rifarebbe l'esperienza della candidatura? Nel senso, la rifarei, ripeto, ho avuto meno di 48 ore, però con condizioni, in condizioni diverse sì, nel senso che certamente, questo l'ho sempre detto anche durante la campagna elettorale, l'alleanza con l'UDC e il FLIS non era secondo me l'opzione migliore, al di là della convenienza proprio dell'approccio personale, e poi forse la scelta della lista non basta sommare per vincere, insomma. No, ma poi sommare, se sommi con chi hai maggiori affinità va bene, sì. Altrimenti meglio. E cosa si porta dentro da questa? Ma questa è stata, diciamo, la considero un'esperienza utile, nel senso che ho girato, pensavo di conoscere Calabria, invece l'averla battuta, non dico palmo a palmo perché poi è grande e frammentata, però è stata un'utile esperienza e soprattutto mi ha
negativamente impressionato la rassegnazione della gente, che secondo me è il male peggiore di cui possiamo ammalarci, nel senso che se la gente è rassegnata, se guarda ai cambiamenti senza grande interesse, soprattutto senza grande partecipazione, nel senso di vabbè io voto questo perché è mio amico, perché ci sono questi legami. A me mi ha colpito il fatto che alcuni venivano da me dicendo io ti voterei perché sono libero, come se essere libero fosse un'opzione. Ecco, invece molte volte dicevano ma io sono impegnato, sono in quel giro di persone che, e questo spiega anche perché poi sono sempre le stesse persone. Questa è la cosa che mi ha più di tutti preoccupato per il futuro della Calabria. C'è un elemento positivo? Sì, certamente ce ne sono tanti, insomma, in fondo non dimentichiamo che questa è una regione che poi dà tanto al resto dell'Italia, al resto del mondo, cioè andando in giro per il mondo come ho fatto io, ho trovato dei calabresi straordinari che sono partiti dai paesi, dal Cosentino, facendosi prestare i soldi per il viaggio con la classica valigia, con lo spago, e che adesso sono diventati dei personaggi influenti dal punto di vista economico in quasi tutte le parti del mondo, soprattutto in America e in Europa. Ecco, e lo stesso avviene nel resto d'Italia. Da figlio di questa terra ha ottenuto quanto si aspettava in termini di riconoscimenti, di attenzioni? Ma questo non me lo sono mai chiesto, io credo che dalla vita ho avuto tanto, quindi indipendentemente da quello che ho avuto dalla Calabria. Personalmente sono legatissimo alla Calabria, sono continuamente qui, ho varie anche attività che seguo, quindi mi sento calato nella realtà calabrese, quindi non mi pongo il problema se da un punto di vista esterno. Ecco. Grazie. Grazie a lei. Ci vediamo domani, arrivederci.